Si è chiuso oggi il trittico di udienze del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano al Tribunale di Pescara. Udienze dedicate alla requisitoria della pubblica accusa che ieri ha espresso la richiesta di condanna per i 30 imputati coinvolti in questo procedimento. Prossima udienza il 14 dicembre è ancora dedicata alle parti civili e a tal proposito il giudice Sarandrea ha comunicato che la sentenza, in un primo momento prevista per gennaio, slitterà alla metà di febbraio. Questo perché bisogna dar tempo agli avvocati degli imputati di fare le loro arringhe. E a tal proposito, da sottolineare anche la polemica per un'udienza fissata il 18 gennaio, giorno del sesto anniversario della tragedia di Rigopiano. Ma ascoltiamo l'avvocato di parte civile della famiglia Angelozzi, Vania della Vigna. Tutte le loro omissioni, il loro non agire hanno creato una trappola mortale in cui hanno perso la vita tutte queste persone. E sul solco di quanto riferito dalla Procura si è incentrato anche il suo intervento. Sì, il mio intervento si è incentrato sia nel caratterizzare comunque la valanga, nel distinguere il rapporto tra valanga e sisma, nel non poter attribuire al sisma un evento, la caratteristica di evento eccezionale, perché comunque era un evento prevedibile in una zona sismica, quale era anche Farindola e l'hotel Rigopiano, tanto che ci sono state tante sentenze della Cassazione, iniziando da San Giuliano di Puglia, ma anche tutte le sentenze della Cassazione che si sono svolte subito dopo il crollo di tanti palazzi, dopo il 6 aprile 2009 all'Aquila. E dalla Casa dello Studente al Convitto Nazionale, in tutte queste sentenze la Cassazione dice che in una zona sismica, quale l'Italia centrale, quale l'Aquila, la zona dell'Aquilano, comunque l'evento sismico non può dirsi mai eccezionale, ma è sempre un elemento prevedibile e quindi che doveva essere considerato da tutti, dagli amministratori, partendo dal sindaco, poi dal prefetto, dalla provincia, dalla regione, e quindi evitare che quella zona potesse essere abitata in quei giorni. Non dimentichiamo che il sindaco stesso aveva emesso ordinanza di chiusura nei giorni precedenti l'evento, sia della scuola, ma addirittura raccomandava ai cittadini di non mettersi in viaggio. Questa stessa attenzione non è stata data a quelle povere persone, sia ospiti che dipendenti, che erano nell'hotel Rigopiano, tanto da costruire una trappola in cui sono morti.